invito che ha rivolto alle ACLI a portare il nostro contributo alla vostra assemblea territoriale che vi vede camminare dentro questo percorso che si concluderà il 18 giugno con la presentazione per le proposte all'Italia. Temi che come ACLI ci vedono coinvolti, temi attuali che trovano spazio per una riflessione comune. Sulla pace. La pace viene proclamata da tutti, ma ognuno vede la propria pace. Tutti si comportano come se la pace possa arrivare dalla resa di qualcuno, senza far percepire che prima della pace serve una tregua, servono dialogo, diplomazia. È vero che l'ingiustificabile aggressione russa deve trovare non solo la condanna come l'ha avuta, ma anche dovrà sottostare a un tribunale internazionale che faccia giustizia. Ma ci sono alcuni aspetti che voglio sottolineare. Innanzitutto quello diplomatico e politico. Voglio sottolineare la totale incapacità che vediamo da parte delle classi dirigenti in carica nel prevenire questo conflitto. L'incapacità oggi della diplomazia europea di essere valido e attivo interlocutore per una mediazione del conflitto, una vera mediazione, ma di aver solo pensato all'invio delle armi. E c'è tutto l'aspetto della ragione che ci chiede di supportare la resistenza del popolo ucraino, ma possiamo discutere su come? Si è mai parlato di organizzare una catena di solidarietà per i profughi? Si è mai parlato di aiutare con i mezzi della logistica, con gli ospedali da campo? Ancora, che cosa c'entra il supporto a un popolo oppresso con l'aumento delle spese militari in tutti i paesi? Che cosa c'entra questo con l'utilizzo di fondi del PNR per costruire una base militare o ipotizzare anche il 5 per 1000 per le forze dell'ordine? E c'è una ragione per cui le industrie di armi siano tornate centrali per lo sviluppo del nostro paese? Ecco, voglio ricordare questo. Poco prima dell'inizio della guerra, esattamente il 31 gennaio, ci vedevamo riuniti, ACLI, sindacati, a organizzare un incontro proprio sulle industrie belliche, che si chiamava un incontro oltre le armi, rivedendo le spese degli armamenti, quasi anticipare quello cosa ne pensavamo e cosa ne pensiamo ora. Ecco, è stato un po' l'inizio di un percorso che poi invece è sfociato in un conflitto. Ecco, in termini strettamente politici io vedo alcune questioni fondamentali che vi sottopongo. Allora, un meccanismo di difesa europeo che progressivamente affianchi e in prospettiva sostituisca quello delle singole nazioni e quello atlantico anche. Un radicale ripensamento delle modalità della spesa militare e la seria volontà di investire sulle forme della difesa popolare non violenta. Su questo vorrei fermarmi un attimo. Nessuno ne parla. Un movimento europeo pacifista e attivista, cioè quello che richiede un impegno e un coraggio di tanti, quello che richiama alla formazione, alla pace, quello che richiama alla gestione del conflitto, non se ne parla. 30 anni da Sarajevo, ne parlavamo prima con il vostro segretario. Cosa è successo in questi 30 anni? La mobilitazione popolare non violenta che ci ha visto attivi allora nei campi profughi, ma anche attivi con mobilitazioni sul posto, non l'ha visto oggi in questo conflitto. Significa che siamo indietreggiati, significa che la parola pace non ha avuto un riscontro da parte di tutti noi per affrontare questa dimensione in termini proprio collettivi e come dire, di una dimensione più popolare. Dalla pace spostiamoci allo sviluppo, sull'economia. Allora, l'economia mondiale è malata. E un'economia malata, lo sappiamo, è la radice della disuguaglianza. E le disuguaglianze e l'iniquità generano l'ingiustizia.
e l'ingiustizia, di conseguenza, genera il conflitto. Ce lo ricorda continuamente Papa Francesco. Questo conflitto ha e avrà conseguenze sul piano dell'economia reale, sul potere di acquisto e sulle persone, sui rapporti, eccetera. Al caro energia si è unito un altro dato preoccupante che non abbiamo citato, quello del rincaro di generi alimentari con il blocco di tonnellate di grano ai porti e con la conseguente messa in pericolo alimentare, specialmente per i paesi più poveri, di circa 400 milioni di persone in tutto il mondo, in particolare nei paesi africani. Ecco, l'ormai preoccupante aumento dei prezzi dell'energia, le conseguenze belliche rischiano di bruciare il 3% del PIL italiano, con ricadute sull'attività delle imprese e anche dell'occupazione. Ma in questa situazione non dobbiamo immaginare i nostri territori, anche i più periferici, slegati da questi avvenimenti, perché altrimenti significa non avere chiara la situazione che stiamo vivendo. Non deve essere un argomento lontano da noi. Pensando magari a un'ubriacatura di una possibile rapida ripresa economica, no, questa cosa ci tocca e dovremmo riflettere un attimino più pesantemente. E passiamo al lavoro. Abbiamo detto che un'economia sana è un'economia che ha cura però del prossimo, iniziando da chi lavora. E allora, pensiamo agli infortuni sul lavoro, un dramma, lo diceva prima il segretario. Nessuna definizione come quella di Papa Francesco, ovvero quella sull'economia che uccide, fotografa al meglio questo dramma. Ecco che occorre promuovere una cultura della prevenzione che guardi agli incidenti, alle morti sul lavoro, non come un rischio da evitare, ma quello da estirpare del tutto. Occorre una nuova cultura della prevenzione che deve accompagnare le aziende in un percorso più virtuoso, anche con incentivi economici e in particolar modo verso quelle imprese che investono in sicurezza. L'investimento nel processo in sicurezza significa anche maggior produttività aziendale, mentre gli infortuni e le malattie sul lavoro sono un costo diretto, lo sappiamo, diretto e indiretto per tutta la società, che ostacola la crescita del PIL. E ancora, stiamo assistendo a un ripetuto paradigma economico basato solo ad azioni temporanee. Ma ci stiamo rendendo conto che si stanno moltiplicando le forme di sussidio senza una vera prospettiva? Che servono riforme serie e integrate tra reddito di cittadinanza e prese in carico, tra formazione e lavoro, tra welfare e sostegno alle famiglie. I cambiamenti epocali apportati dalla pandemia e anche dalla guerra non possono essere arginati o incanalati con sovvenzioni e contributi occasionali ai lavoratori. Ben venga, Umberto, questa cosa delle 200 euro, la lotta che avete fatto, però non è con la sovvenzione che si risolvono le cose. I fondi del PNRR dovrebbero avere una propensione verso le nuove generazioni, non verso le richieste immediate di una situazione emergenziale. E rispetto all'educazione e all'istruzione, noi riteniamo un impegno di incentivare e valorizzare la formazione professionale, che vede, noi come Acre abbiamo il nostro ENAIP, ente di eccellenza sul territorio lombardo, e che deve essere un tassello ineludibile per dare una maggior coerenza tra il percorso scolastico e il mondo del lavoro. Il tema dell'apprendistato duale, per essere strumento prioritario di incontro con il lavoro, deve trovare la sua diffusione ovunque, coinvolgendo enti che da decenni formano ai mestieri. Noi deploriamo gli incidenti che sono successi, gli incidenti mortali che hanno stroncato la vita ai giovani lavoratori durante l'attività di formazione professionale, ma è chiaro che questo, pur essendo grave,
non può essere un elemento di penalizzazione dell'intero sistema della formazione. È per questo che dobbiamo recuperare la, non solo la quantità del lavoro, ma la qualità. E se per quanto riguarda la quantità dovremmo cominciare a interrogarci seriamente sul perché la partecipazione al mercato del lavoro in Italia è significativamente inferiore rispetto agli altri paesi europei, sicuramente sulla qualità del lavoro la riflessione è un'altra. Non possiamo immaginare un'inversione a U alla quale è stata costretta la generazione di oggi sui temi del lavoro e che sia irreversibile. Il lavoro senza tutele, senza paga dignitosa, senza possibilità di crescita, anche in termini relazionali e di competenze, perde la sua funzione originaria, sulla quale i nostri padri costituenti hanno fondato la Repubblica. La mancanza di un collante forte e decisivo come quella del lavoro mette a serio rischio la stabilità del nostro paese, con conseguenze negative, ma non solo per i giovani. Lo abbiamo detto più volte, il lavoro di cui parla la Costituzione non è un lavoro qualsiasi, ma un lavoro che possa, e lo cito, assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. In sintesi, il lavoro che abbiamo visto poter assumere forme anche più svariate e quanto mai lontano da questa definizione deve garantire la vita, non la sopravvivenza. In quest'ottica, la misura del salario minimo, imposta dal fondamentale traguardo del pilastro europeo oggi in discussione più di ieri, ci auguriamo che trovi urgentemente uno sblocco e uno sbocco di alto profilo nella messa a bando dei contratti pirata e nel definire una volta per tutte un conteggio sulla rappresentanza dei lavoratori e che garantisca che pochi contratti nazionali più rappresentativi siano vincolanti per tutti. Immaginare di rimanere ancorati a una visione novecentesca del lavoro e di welfare in un mondo che cambia in un modo così repentino, suoni versante, significa non dare la possibilità ai giovani di oggi di vedersi tutelati nel presente e nel futuro. E ancora, nel sociale. Il tema del sociale. Il contributo degli enti del terzo settore non può essere soltanto residuale o marginale, perché questi ultimi hanno sviluppato nelle molte comunità e territori esperienze e reti che non possono essere attivati e disattivati a piacimento. Allora, all'interno del PNRR, pur sottolineando la bontà e il coinvolgimento che questi ha voluto dare agli enti di terzo settore, occorre evidenziare come ancora una volta vi sia una certa subordinazione di questi agli enti della pubblica amministrazione. Cioè siamo ancora degli enti non paralleli ma subalterni. Occorre ancora lavorare molto per favorire percorsi di coprogettazione e coprogrammazione tra enti di terzo settore e pubblica amministrazione. Ecco che l'impegno delle associazioni, lo citava prima anche il presidente di ARCI, associazioni e sindacati in relazione al tema del lavoro, deve tradursi anche nel saper stimolare e mettere in gioco il protagonismo delle persone, specialmente quelle margini, protagonismo dei lavoratori, perché questi hanno maturato esperienze, hanno maturato competenze, hanno maturato resilienza verso il mondo, hanno avuto una capacità di cura, specialmente durante la fase della pandemia, hanno avuto modo di valorizzare i rapporti, le relazioni, e da queste persone noi dobbiamo imparare molto. E allora dobbiamo offrire piattaforme e strumenti per potersi far sentire e per potersi dire essere rappresentati. Purtroppo stiamo invece assistendo a fenomeni di delega, di adeguamento,
alle situazioni anche le più squallide, adeguamento che si sposa poi con la rassegnazione e che poi diventa lassismo e che vede sempre meno la protesa per il cambiamento, anche per quelle cose che ci toccano personalmente. Davanti a questi pericoli, a queste iniquità, dobbiamo tendere una nuova via di sviluppo che non sia confinata solo nell'ideale di qualche anima pia, ma che sia costruita. E mi piace ricordare come altri stiamo lavorando in sintonia e stiamo tentando di fare coprogettazione insieme ad Hauser, ad Darci e ad altri enti con bandi del terzo settore che ci vedono coinvolti a lavorare insieme proprio per sviluppare la partecipazione dei cittadini, il rafforzamento delle reti e imparare a lavorare con la pubblica amministrazione. Ecco, un possibile modello di sviluppo che possa e deve diventare quello del mondo occidentale e quello fondato sulla partecipazione democratica delle comunità. La partecipazione delle comunità alle decisioni, ecco che diventa un fattore fondamentale per distinguere i veri modelli di sviluppo, e noi ci auguriamo che lavorando insieme possiamo effettuare un reale cambiamento. Grazie. Thank you.